Ciao a tutti, sono Laura Antichi, volevo presentarvi un registratore vocale ASR da scaricare da Google Play e quindi è per Android. Ha il vantaggio di essere un registratore a durata illimitata, consente di fare delle annotazioni. Ed è molto chiaro nella registrazione. Può servire per creare dei messaggi, per fare delle interviste ed altro. Quindi utilissimo dal punto di vista didattico. Una volta che avete scaricata l'applicazione, andate in Apri. E potete quindi partire subito con la registrazione. Ecco, questa è una registrazione di prova che mi consentirà di mostrarvi il funzionamento di questa applicazione. Stop. Ok, il messaggio quindi è stato creato e ora posso andare a vedere la registrazione che ho fatto, la mia registrazione. Avete visto, sono andata nell'icona dei trattini. Ho l'ultima registrazione fatta e clicco su questa registrazione. E la vado a sentire, a riprodurre. Ecco, questa è una registrazione di prova che mi consentirà di mostrarvi il funzionamento di questa applicazione. Stop. Posso ritornare indietro, ricliccare sulla registrazione e posso poi tra l'altro aggiungere delle note a questo messaggio, salvare, quindi ho aggiunto delle note, ritorno indietro cliccando poi su questi puntini accanto alla registrazione. Posso eliminare o modificare le note. Ok. Posso poi condividere sui social oppure mandarmi il messaggio per mail o comunque condividere. Ok. Questa è l'applicazione di nuovo e posso invece di quel numero che la contraddistingue mettere aggiungere un nome etichette, quindi modifico come vedete il nome dell'applicazione e dirò prova, prova, dimostrazione. Salvo e vedete che questo file ha acquisito un nome identificativo che mi permetterà poi di sapere di che cosa si tratta e in più mi porta nell'applicazione anche, come potete vedere, la nota che ho inserito. Quindi i tre puntini li abbiamo visti, si apre dai tre puntini tutte le registrazioni, dai tre lineette tutte le registrazioni.
posso impostare la soglia uditiva, la minima durata di registrazione e qui posso aggiungere un nuovo profilo di registrazione. Qui potrei configurare con il più, non l'ho ancora fatto, dei servizi cloud che mi permetteranno di aggiungere in questi cloud, che possono essere Dropbox o Box o altro, le registrazioni. Ecco. Queste sono comunque le informazioni base utilissime per poterlo usare facilmente sul vostro smartphone. Ciao!